rossoneri sono al centro di una grossa rivoluzione che può portare novità da un giorno all'altro, anche inaspettate. La rosa a disposizione di Paolo Fonseca è forte, ma non completa e non sono da escludere alcune cessioni di grande impatto. Nessuno è incedibile, nonostante gli annunci e le rassicurazioni di Zlatan Ibrahimovic di qualche settimana fa. Per le giuste offerte anche i più importanti della squadra sono sulla lista dei cedibili. Stanno cambiando molte situazioni in casa Milan e molto presto potrebbero arrivare tantissimi soldi da spendere sul mercato per migliorare la rosa. Calciomercato Milan, pronto un addio importante. Il Milan ha intenzione di migliorare la rosa in ogni reparto, ma per farlo ha bisogno prima di cedere qualche calciatore, in modo da incassare cifre importanti per poi reinvestirle come chiede Fonseca. L'ultima stagione non ha convinto troppo, nonostante il secondo posto in Serie A, e la dirigenza non intende ripetere gli stessi errori, la volontà è quella di far crescere ancora di più il livello e lottare con tutte le altre big. Secondo le UTime notizie di mercato, infatti, il Milan ha pronto qualche sacrificio importante, può firmare con i bianconeri. Milan, addio già annunciato, nuovo assalto, il Milan sta cambiando pian piano pelle. Oggi c'è stato un confronto diretto tra Gerry Cardinale e tutto lo staff dirigenziale del Milan per tracciare le linee guida della prossima stagione e fissare i reali obiettivi di mercato e stagionali del club. Secondo quanto riferisce Sky Sport, però, ci saranno anche delle cessioni importanti e il prossimo addio potrebbe essere quello di Malik Thiaw. Il difensore tedesco piace, e non poco, al Newcastle. Il Milan cerca un difensore ma deve anche fronteggiare gli assalti del Newcastle a Malik Thiaw. Sul giocatore tedesco infatti c'è stato un ritorno di fiamma da parte del Newcastle che non ha ancora presentato un'offerta ufficiale, ma i bianconeri hanno informato il club di essere interessati al classe 2001. Già qualche settimana era arrivato il primo colloquio tra le parti, senza mai arrivare a un qualcosa di concreto, ma le prossime settimane potrebbero essere decisive in tal senso. Thiaw al Newcastle. Il Milan ha deciso le cifre della cessione. Il Milan vuole trattenere Thiaw e non cederlo al Newcastle. Nonostante le volontà del club, però, la situazione resta delicatissima e il rischio è quello di un addio nei prossimi giorni qualora dovessero arrivare cifre da capogiro. Per allontanare il Newcastle, il Milan ha fissato a 40 milioni la cifra per la cessione di Malik Thiaw. Tanti, tantissimi soldi per un difensore classe 2001 che ha ancora tanto da dimostrare al calcio europeo. I Magpies stanno valutando e presto daranno una risposta definitiva ai rossoneri. Colpo stellare a centrocampo, dalla Juve al Milan per 22 milioni. Il Milan è pronto a soffiare un colpo stellare a centrocampo alla Juve. Ecco l'affare da 22 milioni di euro che fa impazzire i tifosi. Un allenatore nuovo ha bisogno di nuovi giocatori con cui interpretare al meglio la sua idea di calcio. Ne sanno qualcosa sia al Milan, sia alla Juve, che hanno deciso di puntare rispettivamente su Paolo Fonseca e Thiago Motta al posto di Stefano Pioli e Massimiliano Allegri. Ne sanno qualcosa al punto che, in questa finestra di calciomercato estiva, stanno lavorando insistentemente per mettere a disposizione dei due tecnici nuove forze. La dirigenza dei rossoneri, al momento, si è concentrata soprattutto sull'attacco, ha chiuso l'arrivo di Álvaro Morata dall'Atletico Madrid, pagandone la clausola di rescissione da 13 milioni di euro, ma ha bisogno di innesti anche a centrocampo, specie ora che Youssouf Fofana sembra essersi in parte allontanato.
Ecco, da qui, il diavolo potrebbe tirare un colpo mancino ai bianconeri, anticipandoli sul tempo per un calciatore su cui Cristiano Giuntoli e Co. per primi avevano messo gli occhi addosso durante la stagione appena passata. Tra l'altro, il costo del centrocampista sarebbe decisamente a buon mercato, per così dire, sui 22 milioni di euro. Il Milan sfila Ferguson alla Juve, il colpo a centrocampo da 22 milioni. La dirigenza del Milan, infatti, sta lavorando anche in vista del prossimo anno, e l'idea è quella di portare alla corte del tecnico portoghese Luis Ferguson, eletto tra l'altro MVP della stagione passata per il Bologna e che è esploso agli ordini di Thiago Motta, mostrando tutte le sue qualità. In un primo momento, il centrocampista e capitano dei rossoblù, che si è infortunato contro il Monza rinunciando anche agli europei in Germania con la sua Scozia e che dovrebbe tornare in campo non prima di fine ottobre, inizi di novembre, nonostante stia accelerando per tornare il prima possibile, stando a quanto hanno detto dal Corriere dello Sport, arriverebbe a Milanello con la formula del prestito oneroso fissato a 1,2 milioni di euro con diritto di riscatto, fissato invece a 20 milioni. Il contratto del quasi 25enne con i Felsinei, infatti, dovrebbe scadere nel giugno del 2027, ma c'è anche l'opzione per il rinnovo di un ulteriore anno. Con una Champions League da giocare, e un quinto posto da confermare, chissà però se il Bologna lascerà partire lo scozzese. Calciomercato Milan, cessione bloccata, rischia di tornare in rossonero. Destino segnato salvo clamorosi colpi di scena anche per Daniel Maldini, con il Monza sempre prima scelta. Ci sarà l'Empoli, invece, per Lorenzo Colombo, che è pronto a vivere una nuova esperienza in prestito, con la speranza che possa essere più fortunata rispetto all'ultima in Brianza, dove non si è espresso come tutti speravano. C'è poi una situazione che può complicare ulteriormente i piani del Milan. Stiamo parlando di Marco Pellegrino, che ha lasciato i rossoneri e l'Italia per far ritorno in patria, per vestire la maglia dell'Independiente. Ma il centrale rischia di rientrare alla base per essere poi eventualmente piazzato altrove per via dei guai finanziari che hanno colpito il club argentino. Si tratta di un prestito secco, ma di fatto la procedura di acquisto non è stata ancora completata, nonostante il calciatore si stia allenando già con i suoi nuovi compagni. Se il trasferimento non dovesse chiudersi definitivamente entro il 30 luglio, l'affare può saltare. A riportarlo sono diversi media argentini che stanno seguendo con attenzione la vicenda. Marco Pellegrino di certo non resterebbe al Milan, ma si lavorerebbe per trovargli una nuova squadra, magari in Italia, in Serie B, dove le richieste non gli mancano, senza escludere la pista spagnola.